Bella di raga, sono mezzo bloccato perché mi sono preso un'influenza della Madonna e quindi i lavori sono fermi. I cerchi della macchina li ho riparati alla buona, praticamente qua dove ci sono i fori per le valvole del tubeless era così fine, non c'era materiale perché era arrugginito e si era mangiato via materiale. Li ho ripristinati, li ho saldati un po' a cazzo, va bene, e poi dovrò ripassare meglio fuori col trapano, però adesso almeno è spesso, adesso lo spessore c'è, non so se si vede, ma adesso almeno quei 2,5 mm, 2 mm ci sono, prima no. Originale è così, questo è un po' fine, quindi è un pelino più spesso, quindi va bene per adesso, sono fermo. Purtroppo lasciarli lì in questo mese con l'umidità che c'è qua hanno rifatto la ruggine, quindi dovrò ripassarli di nuovo con l'acido, col prodotto lì a base di acido, e togliere via la ruggine che si è formata. Poi li stucco, poi gli do il primer e poi li vernicio. Adesso no, perché non sto bene, mi gira la testa, ho un mal di testa incredibile. Questo è il banchetto da lavoro temporaneo, provvisorio, che comunque devo dire che è molto comodo, non è molto stabilissimo, anzi, adesso sì, perché praticamente c'erano tutte le viti molli, le ho strette tutte, ho lubrificato qua dove scorre questa piastra, ho lubrificato anche le viti che servono per far tornare indietro. Purtroppo i legni che c'erano qua, che servono da fare da morsa e multiuso con questi fori, praticamente si sono distrutti con l'umidità. Questo qua è cartone compresso. Beh, ma ragazzi, questo banchetto l'ho pagato nuovo, tipo 15 euro al Lidl, tanti tanti anni fa, davvero tanti. E questi fori servono perché tu ci metti dentro queste parti qua. Qua c'è un casino della Madonna di sistemare tutto, lì c'è il nuovo compressore. Ecco, ci vanno dentro queste parti qua che non sono altro che dei stopper molto comodi perché li puoi roteare come vuoi tu, li fissi qua così. E poi li puoi girare per bloccare i pezzi, varie soluzioni, è comodissimo. Me ne manca uno che avevo a Milano, l'ho trovato ma non so dove l'ho messo. Benissimo. Quindi il quarto deve saltare fuori, ce l'ho in giro da qualche parte, magari in mezzo a sto casino qua, non lo so, vabbè, lo devo cercare. E adesso andrò qui vicino, c'è un falegname che proprio lavora il legno da grandi pezzi, c'è una falegnameria, e gli faccio fare dello stesso spessore, ma o magari un pelino in più, ma in legno massiccio, in legno pieno che dura la vita. Gli faccio fare dei pezzi così, ma più largo, e anche di qua, cioè più lungo e più largo, così mi ritrovo un bel tavolo, un bel tavolone. O meglio, questa parte qua, più di un tot, quello che va qua, non si può allargare perché poi va a sbattere qui. Quindi uno normale, uguale a quelli. Quello di là lo voglio molto più grande perché posso uscire di molto. Anche in lunghezza posso esagerare, posso arrivare anche qua. E anche qua devo ancora prendere misure, poi andrò lì, mi faccio tagliare i legni apposta. Se lui c'ha la fresa, e penso proprio di sì, io ce li ho, ma le mie frese sono frese da hobbista, per bucare il legno pieno ce ne vuole di potenza. Lui ce le ha, gli faccio riprodurre i fori come qua, anzi qua due, e poi uno finale. Quindi un pezzo rimane uguale, ma molto più lungo.
l'altro sarà un bel bestione, molto più grande, così c'ho più piano di appoggio per lavorare, sono molto più comodo. Questo è l'aggiornamento veloce, io non sto bene, c'ho mal di stomaco, mal di testa, non sto bene per niente. Vabbè, bella lì, Power Robby. Lavori alla casa, parte 56esima, ciak, si gira. Dunque, ho fatto mettere tutti i sassi qua, ho fatto aggiungere tutta la terra fino a lì, ho dovuto fare due viaggi di col camion per riempire tutto, terra buona, questa è terra molto buona, ho fatto mettere anche tutta la striscia di sassi così. Adesso la terra è alta rispetto a quella che avevamo messo prima, ma dopo vedrete che scende, quando piove scende di brutto, e poi andrò a riempire meglio. Qua ci ho messo il basilico, che però se lo stanno pappando le lumache, e qua ho messo dei peperoni. Qua poi seminerò tutto, metterò anche qua pomodori, piante, sfrutto questa zona qui, la gente passa e se li prende, ma chi se ne frega, non mi interessa, mica li pago io. C'ho i semi dall'Italia, li ho buttati in terra dentro un vaso, ne sono venute su una marea di piante, una marea. C'ho una marea di piante di pomodoro, peperone, qua il peperone attacca che un pazzo proprio. E niente, vado a seminare tutto qua, ho fatto mettere anche il gallo, ho fatto mettere anche tutti i sassi qua. E qui, batò, sassi, batò, batò. Yes, batò. E niente, la macchina è ferma qua. Speriamo che non è piena di acqua, che non si sia marcita tutta. Speriamo. E sono parecchio fermo, tra l'altro c'è un'influenza della Madonna. Un mal di testa che non avete idea. E niente, c'è sta pianta qua che mi sta facendo una marea di frutti, fa un casino di fiori, però poi cadono e non esce il frutto, non lo so perché. Non lo so perché, magari con l'aggiunta di questa terra un po' più di nutrimento va a fare qualcosa di meglio, perché fa tanti fiori che dovrebbero diventare frutti, ma poi cadono, non lo so perché. Questo è guayabano, un ottimo frutto, buonissimo, un misto tra la banana e la mela, un sapore strano, no, la banana e la pesca, c'è un sapore strano. Il frutto, vabbè, è quello che vi ho fatto vedere in altri video. Queste, nonostante che le ho capitozzate, che le ho tagliate, stanno buttando. Anche questa, guarda, è stato tagliato il ramo, ma è pronta a ripartire anche di qua. Questa purtroppo non sta producendo niente. Lì c'è un nido di vespe. Lì c'è un nido di vespe. Piccolino, lo lascio lì, non me ne frega niente. Meglio così mi mangiano gli insetti che mi rovinano le piante. E niente, queste hanno buttato. Sto facendo un bel fioccone che mi fa, va a fare un po' di ombra lì alla casa. E buona anche questa che sembrava morta, invece bam, ha fatto tutte le foglie nuove, eh. Questo è un altro guayabano, guarda quello lì. Questo qua è un altro frutto che non so che cos'è, non mi ricordo. E niente, questo è quanto. Qua dove ho seminato, passata dalla gente idiota, dove ho messo queste piante qua, quindi i calci me le hanno buttate giù. Ieri l'ho beccato da un ragazzino. Mi ha detto no, ho iniziato a correre. Aspetta che lo becco un'altra volta, gli faccio un culo così, perché è la terza volta che me le sradica. E mi incazzo, dopo un po' mi incazzo. Sono buono, ma dopo un po' mi incazzo. Ho messo anche qua basilico, pomodori, peperoni. Qua il peperone. Peperoni lì, boh. Mi avanzano, le ficco dove c'è spazio, le avanzano. Ho seminato anche erba salvia, roba, ma
dubito che venga su. Se viene su, bene, però pazienza. Tanto certi frutti loro, cioè certi ortaggi neanche li conoscono, magari non li mangiano neanche. E niente, questo è quanto. Va bene. Sto di merda, il mal di testa mi gira la testa. Era lì. Qua ho la pianta del limone che devo dire che ha attaccato, ha preso bene, nonostante, cioè abbiamo cambiato il vaso e ha preso bene. Però più avanti lo cambio, gli metto un vaso ancora più grande perché è troppo piccolo. Sta sparando fuori fiori a nastro. Quindi è in produzione, produttiva anche qua. Li fa a 2 a 2. Ho tolto un casino di uova di farfalla. Ogni giorno la controllo perché nascono i bruchi che si pappano tutte le foglie nuove e quindi anche i fiori, eccetera. Quindi va tenuta sempre d'occhio. Eccola. Guarda, 2 uova, guarda. Guarda. Una qua e una qua. Adesso le tolgo perché passano le farfalle. Qua le farfalle sono grandi così. Passano sti farfalloni. Nino. Nino. E Nino è tutto rosso, sembra un maialino, è rosa. Perché? Per colpa di sto cemento di merda, quando mai l'ho fatto, perché sta venendo via tutto. Viene via alla fine, non serve un cazzo. Verrà via tutto. Dove è asciutto? Rimane. Dove c'è la tettoia che è asciutto rimane. Ma fa un casino di polvere. Cioè, basta che fa una marea di polvere, una stronzata galattica. Mi sono super pentito di averlo fatto, era meglio che non facevo un cazzo di niente, piuttosto compravo la vernice, quella bicomponente resina, gli davo quella, il pavimento diventava liscio a prova d'acqua. Magari lo faccio più avanti, ecco, faremo più avanti. E niente, nonostante che mi è costato un botto, un 300-400 euro sono partite qua, forse anche di più. Va bene, saperlo prima, d'altronde davo per scontato che loro sapessero cosa facevano, ma qua non c'è da dare da scontato niente. Vabbè, qua sono usciti i pomodori italiani, sono usciti anche il prezzemolo, il mumba. Qua dentro l'orchidea mi è saltato fuori un peperone piccante, sono quelli rotondi così piccanti, rossi, che puoi farli ripieni con il tonno, cappero, pane, eccetera, che li metti sott'olio. Devo dire che sta venendo su di brutto, nonostante che praticamente dentro al carbone, c'è solo carbone all'interno lì, eppure che viene su a cannone, bella grossa. Le altre che c'erano insieme a quelle le ho messe qua in terra e si sono bloccate. Non crescono, sono rimaste piccole. Invece questa va su con piacere, badaboom. Non la tocco, la lascio lì. Qua c'è una marea di vasetti dove ho seminato varie cose. Questo è pomodoro cuore di bue. Questo invece è un ciliegino che ho salvato perché me li stanno mangiando tutti le, ce n'era qua la marea, me li sta mangiando tutti le lumache, bastardi. Questo invece è il santol, che praticamente è quell'albero lì, quell'albero gigante lì che fa i frutti buonissimi, eccetera. Sembrano delle caramelle, vanno all'infinito, viscidi, buonissimi, buonissimi. Questo è limone, una l'ho buttata qua per far respirare le altre due. Questa invece è la prima che è uscita, questa c'ha 2 o 3 mesi neanche. Anche lei aveva cambiato il vaso perché ho visto che ha rallentato la crescita. E tutti i vasettini con le varie cose. Questo qua per esempio è il Kangoon. Questo è Kangoon. Questo non lo so che cos'è, ma è bella grossa e massiccia, non lo so. E niente, questa qua è la trevisana italiana. Qua ci ho ficcato un pezzo di limone che ho tagliato, vediamo se attacca.
anche qua ce n'ho ficcato un altro, vediamo se attacca, va dubito. E tutti i limoni che ho tagliato da questa potatura. Faccio l'erba salvia, se questa è erba salvia, speriamo che continua a crescere, che viene su, perché è l'unica pianta che mi manca. Il rosmarino ce l'ho, ma è mezzo bruciato. Adesso non so se quando hanno fatto i lavori col cemento, che ne è finito sopra il cemento, poi i peperoni, ma sono fermi, non crescono, non so, non gli piace il terreno. Secondo me, quando hanno fatto tutti i lavori che hanno incementato, è andato un botto di cemento, di calce, che ha bruciato la terra, che ci vorrà del tempo, secondo me, ora che si ripristina il terreno. Questo è un pomodoro filippino, la differenza è che il pomodoro filippino in 2 settimane diventa grosso così, il pomodoro italiano è rimasto un nano, non vanno su. Vabbè, esperienze. Questa è la lattuga, solo che piove di brutto e mi spiccica tutte le piante. Dovrei comprare una rete da attaccare qua, far scendere così in maniera tale che non lo colpisce direttamente l'acqua, perché mi spacca tutti i germogli. Infatti queste piantine qua che verranno su le lascio crescere finché diventano belle grandi, almeno una spanna e mezza, tipo questo peperone qua. Quando diventano grandi così, allora le posso mettere in terra, che anche se piove forte non gli fa niente. E niente, questo è quanto.